Thank you.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Perché possiamo essere in piena sintonia con il Paradiso, che oggi festeggiamo nella Santa Liturgia, rientriamo in noi stessi. Chiediamo umilmente perdono a Dio e al prossimo di ogni nostra carenza nell'amore, per essere anche pienamente uniti ai sentimenti di fede e di amore del candidato al presbiterato. Cristo, che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e in terra pace agli uomini, preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udì il numero di coloro
che furono segnati con il sigillo. 144.000, segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e d'onde vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Del Signore la terra è quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questi otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Beati i puri di cuore, perché vedranno. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Lode. Tutti. Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio. Di fronte alla chiamata, Don Alessandro pronuncerà un «eccomi» timoroso ma fiducioso. Il timore e il tremore lo prendono pensando alla propria indegnità, ma la fiducia e l'abbandono prevalgono conoscendo colui che lo chiama e gli affida questo servizio. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, il diacono Alessandro Farano. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Reverendissimo Padre, Don Alessandro è qui pronto per ricevere l'ordinazione presbiterale. Come parroco della sua comunità d'origine, cosa posso dire di lui? Altre voci andrebbero ascoltate, quelle dei fedeli della comunità di Sant'Agostino, della comunità della Beata Vergine di Loreto in Trinitapoli, dei suoi superiori che lo hanno guidato nel cammino di formazione, di chiunque ha avuto la possibilità di conoscerlo, dei giovani in maniera particolare. Tutte queste voci concordemente dicono: Don Alessandro è veramente degno di ricevere l'ordinazione presbiterale.
Io unisco la mia voce a tutte le altre per esprimere il medesimo giudizio. Il suo cammino di formazione non è stato dei più facili. Più volte ha dovuto addossarsi croci pesanti, avendo come Cirenei la grazia di Dio, la Vergine Santa e la comprensione del suo Vescovo e Padre. Ha saputo reagire con l'obbedienza al disegno di Dio, mettendo in risalto una profonda spiritualità e la piena coscienza della chiamata del Signore, alla quale ha risposto con generosità e con amore. Sono certo che la Chiesa con Don Alessandro si arricchirà di un presbitero, testimone del vero servizio che va reso a Dio, alla Chiesa, alle anime. La Vergine Maria gli sia accanto, lo sostenga, lo guidi, lo conforti. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo te, diacono Alessandro Farano, per l'ordine del presbiterato. Insieme rendiamo grazie a Dio. Carissimi, nella liturgia festosa di tutti i santi, la nostra Chiesa diocesana accoglie un nuovo presbitero nella persona del diacono Alessandro Farano, proveniente dalla parrocchia di Sant'Agostino in Barletta. Saluto nel Signore tutti voi qui convenuti ed in particolare l'ordinando con i suoi genitori e familiari, i presbiteri e i diaconi, i seminaristi e gli amici di Don Alessandro venuti da lontano, e tra questi ultimi i parrocchiani della Madonna di Loreto in Trinitapoli insieme con il loro parroco. Il contesto della liturgia di tutti i santi mi porta a considerare in questa omelia la santità del presbitero, o come dice Giovanni Paolo II, la misura alta della vita presbiterale. Considererò due punti. Il prete agisce nella persona di Cristo. Il prete, attraverso il ministero, si santifica e santifica. Il prete agisce nella persona di Cristo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Lumen Gentium, cioè nella Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, dice: «Tutti i fedeli, di qualsiasi stato, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. La santità è il nuovo progetto che Dio ha concepito per noi dopo il peccato originale». San Paolo scrive: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ma ancor prima Gesù stesso disse: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Se tutti i battezzati devono essere santi, a maggior ragione lo devono essere i ministri ordinati e i coniugi cristiani che devono esercitare il ministero della santificazione. Il prete deve essere santo perché è inserito nell'essere e nell'agire sacerdotale di Gesù Cristo, unico, sommo, eterno sacerdote della nuova alleanza. Il prete nasce dallo Spirito Santo ed è pertanto consacrato per una missione di santità. Tutto quello che il prete è chiamato a fare lo fa nella persona di Cristo, quando annuncia la parola di Dio,
quando celebra i divini misteri nei sacramenti, quando è in mezzo al popolo come pastore, egli rende presente Gesù Cristo, unico capo e pastore della Chiesa. Nella sua qualità di ministro della liturgia e soprattutto nel sacrificio della messa, il presbitero rappresenta in modo speciale Gesù Cristo in persona, il quale si è offerto come vittima per santificare gli uomini. Carissimo Don Alessandro, da prete tu eserciterai un servizio che non è tuo, ma di Gesù Cristo, per cui dovrai lasciarti conformare dallo Spirito Santo pienamente in Cristo. L'esercizio della tua santificazione, infatti, passa attraverso il ministero sacerdotale, che è azione di Cristo. Per cui il prete si santifica attraverso il ministero che svolge, ministero che giunge agli altri per essere santificati. Il ministero presbiterale, vissuto secondo lo Spirito, santifica il prete e germina dei santi. La santità è opera dello Spirito Santo e il prete agisce da santificatore sotto l'azione dello Spirito Santo. Carissimo Don Alessandro, grazie al tuo ministero di confessore, di direttore spirituale, tanti fratelli e sorelle vedrai incamminarsi nella via della santità e ti accorgerai con santa soddisfazione che alcuni ti superano nella corrispondenza alla grazia divina. E questo costituirà per te uno stimolo per la tua piena santificazione. Diceva una suora di clausura, tutta votata per la santità dei preti, ad un giovane prete: pensa quanto è delicato il tuo ruolo di prete. Tu sei nell'intima relazione dell'anima con Dio, col suo Signore, e devi essere così attento a non intrometterti, a non porre ostacoli, a non rovinare l'opera dello Spirito, perché Dio vuole la santità di quell'anima. Se tu miri a basso livello, se tu la fai volare a bassa quota, stai proprio opponendola a quella che è la volontà del Signore. Emerge da questo pensiero la dimensione di mediazione che ha il sacerdote a servizio del popolo sacerdotale. Non si sostituisce agli altri, ma egli, con il suo ministero, si adopera perché la mente, il cuore di quella creatura si apra pienamente a Dio. Accostandoti poi agli ammalati e ai poveri, se porterai loro la tua presenza nella persona di Cristo, potrai constatare come la grazia di Dio che passa attraverso il tuo ministero lavora le loro anime, rendendole splendide di bellezza interiore e di bontà. Quando, prostrato per terra, invocheremo su di te tutto il paradiso, e dico a tutti, invocheremo nella litania i santi innocenti, e sono inclusi nei santi innocenti i bambini che sono rimaste vittime del terremoto nel Molise. Quando, prostrato per terra, invocheremo su di te tutto il paradiso, chiedi al Padre che ti identifichi pienamente nel Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore, attraverso l'azione dello Spirito Santo, perché tutto il tuo ministero e la tua vita sacerdotale sia veicolo di santità per quanti incontrerai. Mi piace consegnarti questa riflessione che un prete aveva scritta sulla sua scrivania. Se tu rallenti, essi si fermano. Se tu ti scoraggi, essi desistono. Se tu ti siedi, essi si coricano. Se tu dubiti,
essi si disperano. Se tu critichi, essi demoliscono. Se tu li precedi, essi ti oltrepasseranno. Se tu corri, essi arriveranno prima di te. Se tu dai una mano, essi daranno la vita. Solo se tu preghi, allora essi saranno dei santi. Carissimo Don Alessandro, lasciati possedere dallo Spirito Santo che sta per effondersi in te. Sii docile e ubbidiente alla sua azione trasformante, che per un prete è l'identificazione piena a Cristo, unico, sommo, eterno sacerdote. E fai la volontà del Padre che ti vuole prete santo e santificatore. Mira sempre alla misura alta della vita sacerdotale. Ti affido alla Madonna Santissima, a San Giuseppe e a tutto il paradiso. Amen. Veni Sancte Spiritus, Spirito Santo, luce dei cuori, rischiara il nostro cammino, ma Alessandro, figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Ti chiedo, pertanto, vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio,
sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Avete udito quello che vogliamo? Pregate, perché lo possiamo. Invochiamo l'aiuto e l'intercessione dei santi. Ci mettiamo in piedi. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Mettiamoci in ginocchio. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Padre fonte della vita, pietà di noi, Figlio parola fatta carne, Spirito Santo, fuoco dell'amore, Maria Vergine, Madre di Dio, Michele, Gabriele, Raffaele, adoratori della Santa Trinità, angeli di Dio, ministri della gloria, Giovanni Battista, voce che grida nel deserto, Giuseppe, custode della famiglia di Nazareth, patriarchi e profeti, ministri dell'alleanza, Pietro, salda roccia della Chiesa, Paolo, libero prigioniero dell'amore di Cristo, Andrea, apostolo audace del Messia, Giovanni, discepolo amato dal Signore, Giacomo, rivelatore dei misteri di Dio, apostoli ed evangelisti guidati dallo Spirito, Stefano, servo e primo martire per Cristo, Ignazio, frumento di Cristo macinato e fatto pane, Lorenzo, diacono fedele fino al martirio, Mauro, Sergio, Pantaleo, martiri della fede, Alessandro, difensore dei poveri fino al martirio, Massimiliano Colbe, martire della carità, Lucia, martire della luce e della fede,
perpetua e felicità testimoni del Vangelo. Pregate per noi. Martiri innocenti per amore di Cristo. Pregate per noi. Gregorio, umile sentinella del popolo di Dio. Pregate per noi. Agostino, inquieto cercatore di Dio. Pregate per noi. Atanasio, sapiente nell'amore. Nicola, segno di unione tra Oriente e Occidente. Prega per noi. Cirillo e Metodio, apostoli dei popoli slavi. Prega per noi. Ruggero, immagine di Cristo, buon pastore. Prega per noi. Roberto Bellarmino, maestro e modello di virtù cristiana. Prega per noi. Benedetto, maestro di preghiera. Francesco d'Assisi, serafica immagine di Cristo. Prega per noi. Antonio, testimone della carità verso i poveri. Prega per noi. Domenico, fiamma d'amore che proclama Cristo. Prega per noi. Tommaso d'Aquino, mente assorta nel mistero di Dio. Prega per noi. Ignazio di Loyola, modello di obbedienza. Prega per noi. Francesco Saverio, missionario del Vangelo. Prega per noi. Filippo Neri, gioioso nello spirito. Prega per noi. Vincenzo De Paoli, servo di Cristo nei poveri. Prega per noi. Giovanni Maria Vianney, testimone del perdono. Giovanni Bosco, educatore dei giovani. Prega per noi. Giuseppe Cottolengo, amico di chi soffre. Prega per noi. Pio da Pietrelcina, immagine di Cristo crocifisso. Prega per noi. Nicola il pellegrino, umile e povero per Cristo. Prega per noi. Chiara, vergine sposa di Cristo. Prega. Caterina da Siena, ardente d'amore per Cristo. Prega per noi. Teresa di Gesù, umile missionaria del Vangelo. Prega per noi. Giovanni XXIII, profeta dell'unità della Chiesa. Prega per noi. Pier Giorgio Frassati, giovane alla sequela di Cristo. Prega per noi. Voi tutti servi beati di Dio. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male e peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Illumina la tua santa chiesa. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Assisti i missionari del Vangelo. Manda nuovi operai nella tua messe. Al mondo intero la giustizia e la pace. Benedici questo popolo a te consacrato. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Gesù, fonte dell'acqua della vita, ti preghiamo, salvaci. Gesù, via, verità e vita, ti preghiamo, salvaci.
Gesù, figlio del Dio vivente. Ti preghiamo, salvaci. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Amen. Vieni, tu il sole, poiché tu lo vedi, io sono solo. Vieni, tu che mi hai separato da tutto e mi hai reso solitario in questo mondo. Vieni, tu stesso divenuto in me desiderio, tu che hai acceso il mio desiderio di te, l'assolutamente inaccessibile. Vieni, mio soffio e mia vita. Vieni, consolazione della mia povera anima. Vieni, mia gioia, mia gloria, senza fine. Con l'imposizione delle mani e la grande preghiera, la Chiesa invoca lo Spirito Santificatore, perché trasformi il cuore di Don Alessandro.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo, tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare piacevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in nostro aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Don Alessandro è sacerdote di Cristo per sempre. Thank you.
il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. La fatica di coloro che hanno lavorato la terra, Signore, Don Alessandro riceve pane e vino perché li consacri e li ridoni loro quale cibo di vita eterna. Seguire Cristo è fonte di beatitudine e di pace, quella pace che Don Alessandro riceverà dal presbiterio come segno tangibile del suo ingresso nell'ordine. Presbitero Alessandro, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo, Signore. La pace sia con te. Thank you.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, Figlio e Padre glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo e il nostro Papa Giovanni Paolo, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i Santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per il nostro fratello Alessandro, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno.
Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace sia, pace a voi, la pace sarà sulla terra con me. Gioia nei nostri occhi, nei cuori. Thank you.
dalle nostre città. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. L'Eucaristia sarà distribuita in più punti della Chiesa. Due ministri saranno ai piedi dell'altare, altri due rispettivamente ai due altari laterali e un altro in fondo. Sento di ringraziare il Signore innanzitutto perché mi ha fatto nascere e crescere in una famiglia cristiana nella quale, grazie all'esempio dei miei genitori, ho imparato la fecondità e fedeltà dell'amore, il significato della fatica, il valore grande delle cose piccole compiute ogni giorno con semplice costanza. Ringrazio il Signore perché mi ha donato il suo spirito quando ho ricevuto il battesimo e poi, quando ancora fanciullo, ho iniziato a percepire e a coltivare nel cuore il germe di un desiderio che in seguito avrei chiamato vocazione al sacerdozio ministeriale. Ringrazio e lodo il Signore ricordando le tappe del mio cammino verso il sacerdozio. In esso ho quasi toccato con mano il cuore pulsante e amante della Chiesa. Dovunque ho avuto occasioni irripetibili e momenti di grazia, dovunque ho incontrato persone che, con stili diversi e con un unico intento, mi hanno aiutato a crescere. Ripercorrendo rapidamente tempi e luoghi della mia formazione, scopro Dio in ogni angolo. Forse non sempre avvertito vicino, ma certamente sempre con me, talvolta più avanti, a precedere i miei passi e ad attendermi per un incontro rinnovato. Per tutto rendo grazie e che tutto, luoghi, momenti e persone sia benedetto. La mia gratitudine desidera raggiungere altresì te, carissimo Arcivescovo, che oggi ti sei fatto servo e strumento umile del Signore, che mi ha ordinato presbitero. Te, carissimo Don Savino, e voi tutti, carissimi confratelli nel presbiterato, che da oggi siete diventati la mia nuova famiglia. Con voi condividerò le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce del nostro lavoro pastorale, unicamente per amore di Cristo e della sua Chiesa. Sia benedetto il Padre di ogni grazia, per tutte le persone incontrate durante gli anni di formazione. Tutte ricordo con grande affetto e somma gratitudine. Don Michele Morelli, mio parroco d'origine, che ha colto i germi della mia vocazione, mi ha accompagnato durante questi anni di seminario, standomi sempre accanto. È stato e continuerà ad essere per me esempio vivente di un sacerdote e servo di Cristo, dispensatore della parola di Dio, maestro nella fede. I rettori del seminario minore di Biceglie, Don Pierino Arcieri, Don Matteo Martire, con gli educatori che si sono succeduti, il rettore del seminario maggiore di Molfetta, Don Giovanni Ricchiuti, i due animatori, Don Mauro Ranaldi nel biennio filosofico e Don Gennaro Paglia nel triennio teologico, i professori, i padri spirituali passati e attuale, Don Peppino Pavone, mio parroco,
durante quest'anno di tirocinio pastorale trascorso a Trinitapoli. A tutti voi il mio grazie per la stima e la fiducia riposta in me e per il vostro lavoro, non sempre facile, perché io potessi sempre conformare la mia vita a Cristo. Le due comunità parrocchiali di Sant'Agostino in Barletta, della Beata Vergine Maria di Loreto in Trinitapoli, autentiche scuole di preghiera e di servizio. Grazie, perché in voi e con voi ho incontrato veramente Cristo, ho sperimentato il suo amore infinito per me. Continuate ad essermi vicino con la preghiera, perché possa essere sempre un sacerdote con il grembiule cinto ai fianchi e continuare così l'opera santificatrice di Cristo sacerdote. Grazie al coro polifonico di Trinitapoli, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato nella preparazione di questa celebrazione, il vicario episcopale Don Pino, i giovani della mia parrocchia d'origine, Don Vito, Don Mauro. Mi sia concesso, infine, di lodare l'infinita Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Vergine Maria dello Sterpeto, San Ruggero e la Santa Madre Chiesa, a colui che in tutto ha potere di fare più, molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Gesù Cristo, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Eccoci, cari fratelli, spinti dalle necessità di quanto spesso ci rimproverate, cercheremo e cureremo di avere le qualità necessarie al pastore di anime. E mentre assolviamo tale impegno, noi, pessimi pittori, ci siamo accorti che stiamo facendo un bel quadro. Ma noi, che siamo tuttora sballottati dai marosi del peccato, pretendiamo di guidare gli altri ai lidi della perfezione. Aiutateci pertanto, aiutateci nella tempesta di questa vita, ve ne preghiamo, con una intenzione per noi nelle vostre preghiere, che se ci schiaccia il peso delle colpe, ci sorregga almeno la mano del vostro merito. Carissimi sacerdoti, diaconi e popolo di Dio, abbiamo accolto oggi un terzo frutto di presbitero. Prima di lui, Don Gabriele e Don Gennaro, che chiedo vengano qui accanto a me. Don Gabriele e Don Gennaro. Ce n'è un quarto che accoglieremo insieme il 7 dicembre, il diacono Don Gaetano, venga pure lui qui. Don Gennaro. E invoco ora la benedizione solenne, in particolare su di te, carissimo Don Alessandro, e su tutti quanti voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che veglia sempre sulla Chiesa, istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito, perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Amen. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore, e fedele ministro della riconciliazione. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Say the word.